Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo tornati finalmente su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci sono diverse novità che dobbiamo discutere per quanto riguarda il gioco e soprattutto per quanto riguarda la campagna di fine anno, quindi come si concluderà questo 2023 in compagnia di Final Fantasy VII Ever Crisis. Vi annuncio già che ci sono diverse robe interessanti. Ci sarà una bellissima campagna di fine anno, secondo me è una campagna eccezionale e devo ammettere che il gioco si sta dimostrando abbastanza generoso, sia per quanto riguarda le offerte presenti all'interno dello shop, sia per quanto riguarda anche tutto il discorso lato free to play. E adesso ovviamente ne discuteremo. C'è ovviamente ancora qualcosa che secondo me deve essere aggiustato all'interno del gioco, ma di questo sinceramente potremmo parlarne in live o comunque ne parleremo comunque in separata sede. Cominciamo a parlare invece di quello che effettivamente sarà il nostro fine anno all'interno di Final Fantasy VII Ever Crisis, cominciando da la nuova icona che è stata comunque già diffusa ed è stata già data mainata, dove abbiamo per l'appunto Cloud con questo sfondo un po' particolare. E se notate bene nel dettaglio, la spada di Cloud preannuncia un qualcosa che era nell'aria, che stavamo un pochettino fiutando probabilmente con il personaggio nuovo, che in questo caso è per l'appunto Yuffie. Però qui abbiamo avuto una bella mazzata. Abbiamo ricevuto una bella mazzata perché? Perché Cloud ha preso il posto di Yuffie per quanto riguarda il Fire Arcanum. Quindi ve lo posso già dire. Nuovo evento fondamentalmente all'interno della campagna dell'anno nuovo, dove praticamente dobbiamo dare la caccia a qualcuno. Quindi affronteremo fondamentalmente un boss, un po' come l'evento che abbiamo appena avuto della Hell House, per ricevere successivamente premi che potremo scambiare anche con una nuova arma free to play di Aeris. Il boss in questione è lei, è propriamente lei, Yuffie. Quindi prima la affronteremo come boss praticamente all'interno dell'evento, mentre invece poi dopo all'anno nuovo verrà reclutata all'interno del nostro party, quindi avremo modo di poter ottenere il nuovo personaggio. Però abbiamo già comunque il modello ufficiale di Yuffie che prende finalmente forma e potremo in un qualche modo combatterla, quindi vedremo anche proprio il modello di Yuffie nella sua realizzazione completa. Come potete notare, ovviamente l'elemento raccomandato è il fuoco, quindi bisognerà utilizzare elementi di tipo fuoco e tutti i sigilli, quindi circolare, triangolare e AX. Purtroppo in questo caso, dico purtroppo da un lato perché ormai diciamo che il mio roster di personaggi è molto variegato, fortunatamente, purtroppo però abbiamo l'elemento, cioè non l'elemento, la tipologia di attacco raccomandata fisica. Ovviamente per quanto riguarda i fisici io non sono messo male, perché comunque ho Cloud che è messo molto molto bene, però effettivamente il mio personaggio di punta è Sephiroth e lui è magico, quindi un pochettino qui devo inventarmi qualcosa. E successivamente parlando, questa è l'arma free to play di Aeris che sarà possibile ottenere all'interno di questo evento, e come potete vedere abbiamo una refined abilities primaria dove appunto abbiamo il boost di difesa fisica. Potrebbe essere carina, vorrei effettivamente al momento qualcosa di difesa magica per Bahamut. Ho provato un pochettino la X1 e ho qualche difficoltà nella seconda fase. La prima fase la gestisco molto bene, la seconda fase purtroppo perdo un po' di tempo e non riesco ad essere costante coi danni e quindi rallento troppo. Devo cercare di guardare un pochettino la situazione e cercare di sistemare il mio setup definitivo, perché ho un setup che funziona, però devo renderlo ancora più efficace. Come potete vedere abbiamo appunto l'arma di Aeris, una nuova arma di Aeris free to play che sarà quindi possibile portare ad overboost massimo, dove anche in questo caso otteniamo comunque una core ability di Armor Breach, quindi abbiamo la possibilità comunque di ridurre in questo caso
la difesa fisica del nostro avversario tramite appunto quest'arma. 360% di danno non elementale, che comunque è bassino, ma per essere comunque un'arma free to play, diciamo che ci possiamo accontentare. Andiamo avanti invece con la presentazione dello Step Up Banner. Questa sarà una novità all'interno del gioco. Vengono raffigurate le armi, cioè vengono raffigurate diverse armi, però vorrei capire effettivamente cosa intendono per Step Up. Quindi molto probabilmente avremo il giro delle summon scontate, come funziona in tantissimi altri giochi gacha. Quindi avremo comunque dei banner che costeranno magari, che ne so, la prima pool 3000, o comunque la prima magari costerà 1000, poi la seconda 1500, la terza 3000 e così via, no? Quindi avremo la possibilità di risparmiare qualcosina tramite questi giri di summon. E ci saranno addirittura due loop, quindi sarà possibile farlo soltanto due volte. Quindi avremo molto probabilmente questo giro, chiamiamolo così, di summon scontate in Step Up, e quindi avremo la possibilità magari di ottenere qualche arma. Tra l'altro vedo anche le armi nuove, quindi chissà, magari anche le armi nuove saranno incluse e questo potrebbe rendere il tutto più interessante. Successivamente andiamo avanti con il banner ufficiale della campagna del nuovo anno, che vedrà come protagonisti per l'appunto Cloud e Sephiroth. Quindi Cloud e Sephiroth saranno le bandiere di questo 2023, non potevo chiedere di meglio sinceramente, e dato che loro saranno le bandiere abbiamo il banner con loro due protagonisti. Cosa c'è da dire qua? C'è da dire che la situazione è particolare. Una situazione particolare perché Cloud incarna il Fire Arcanum. Il Fire Arcanum lo stavamo cercando in realtà, o per meglio dire, io era un elemento che avrei voluto nel mio roster e che avrei voluto effettivamente su Yuffie. Qui invece, dandolo a Cloud, un pochettino vengo spiazzato. La cosa positiva è che comunque è fisico, abbiamo comunque una skin che aumenta il boost di danno fisico, e poi abbiamo il Flame Blade Arcanum che quindi incrementa le abilità di tipo fuoco del 35% in più, che è veramente veramente tanto, però è Cloud. E io Cloud, avendolo già comunque come damager elettrico, mi sarei accontentato di avere un altro personaggio con l'elemento diverso. È vero che buildandolo fisico dovrebbe cambiare poco, fondamentalmente, perché va bene, magari giusto qualche boost fuoco che devo recuperare qua e là con alcune armi, però diciamo che il boost fisico riesco comunque a gestirlo molto molto bene, avendo comunque una Murasame praticamente ormai a overboost 6, quindi posso effettivamente gestire bene l'attacco fisico di Cloud, però mi sarebbe piaciuto un altro personaggio. A differenza di Sephiroth, che invece subentra con una skin con boost HP, che comunque sia non mi dispiace, e Fire Mastery del 20%, quindi un po' più basso rispetto all'Arcanum. Abbiamo già avuto altri vestiti con Elemental Mastery a dispetto comunque dell'Elemental Arcanum, che quindi hanno una percentuale in meno per quanto riguarda la tipologia del danno, che in questo caso è quella elementale, però potrebbe essere comoda, anche se effettivamente questo banner il piatto più appetitoso è sicuramente Cloud. Sephiroth sì, ok, va bene tutto, però magari ne parleremo diciamo in un video a parte, dove appunto vi parlerò dei banner e vi darò la mia impressione, anche perché i banner sono già praticamente liccati, quindi ne potremo discutere ben volentieri. Qui invece abbiamo i wallpaper dei due costumi, che ovviamente avremo la possibilità di poter ottenere con almeno due overboost nelle armi nuove, quella di Cloud e quella di Sephiroth. E ora invece andiamo a vedere le armi. Le armi sono la Sky Splitter di Cloud e la Radiant Edge di Sephiroth. L'abilità Blazing Strike di Cloud è un 850% di danno fisico fuoco contro nemico singolo, quindi diciamo non cambia molto rispetto a qualsiasi altra skill
single target che fa danno, mentre invece per quanto riguarda Sephiroth abbiamo un Sephiroth praticamente che può giocare come semi debuffer è partner in questo caso anche di Cloud, perché infliggiamo danni fisici non elementali, riduciamo la difesa fisica e riduciamo anche la resistenza a fuoco se i nostri HP sono al di sopra del 50%. Quindi abbiamo praticamente la nuova coppia che va giocata insieme, quindi Cloud più Sephiroth, volendo, se si vuole giocare appunto con la tipologia fuoco. E poi tecnicamente qui il terzo personaggio, diciamo, perfetto potrebbe essere Glenn, se possedete comunque la Pumpkin e che quindi vi dà il boost di attacco fisico, o anche Matt. Con le nuove armi vi ricordo essere praticamente un supporto a tutto tondo, quindi potrebbe essere interessante. E a me non fa impazzire Sephiroth da questo punto di vista come debuffer fisico, dato che comunque lo possiedo o comunque lo gioco spesso e volentieri come unico DPS magico, quindi mi va un po' a snaturare il mio personaggio, ma vedremo che cosa succederà all'interno di queste pullate. Perché Cloud comunque sia, è molto probabile che si vada a pullare. C'è poco da fare. Cloud, fuoco, elemento nuovo con skin Arcanum. Non posso rischiare di perderlo a causa di Yuffie. Quindi mi vedo costretto probabilmente a pullare. Successivamente avremo campagna per quanto riguarda il nuovo anno con gli incontri rari aumentati, quindi avremo comunque Golden Cactuar che appariranno più spesso all'interno delle nostre quest, e ucciderli in tempo, comunque sconfiggerli in tempo, ci permetterà a fine livello di ottenere un buon ammontare di gil per ovviamente tutte le spese all'interno del gioco. Successivamente abbiamo anche le nuove missioni dell'anno nuovo che ci accompagneranno praticamente per tutta la durata di questa campagna, dove in totale riusciremo ad ottenere ben 1000 gemme e 100 draw tickets. Andiamo ancora avanti con tutti i boost che verranno applicati all'interno del gioco per tutto il periodo della campagna del nuovo anno, quindi più probabilità di potenziamento delle armi, esperienza maggiorata per i personaggi, più oggetti durante le premium quest e durante ovviamente anche tutte le altre missioni, maggiori ricompense dai Chocobo, quindi avremo praticamente tutto e di più. Andiamo ancora avanti con i premi login, quindi login bonus, che ci consentiranno di ottenere fino a un totale di 6000 gemme per tutta la durata, sempre al solito, di questo, diciamo, di questo periodo di campagna del nuovo anno. Continuiamo con i banner che verranno inseriti dal punto di vista shop, in questo caso, dove praticamente avremo i Pullali Tutti volume 1 fino al volume 3, che piano piano usciranno durante tutta la campagna, dove addirittura in questo caso ci saranno 3 o più 5 stelle garantite. Quindi questo è interessante. Tra l'altro, for free guaranteed, non so se questo è un banner, no, forse questo è il banner che abbiamo noi gratuito, che possiamo pullarlo una volta sola, forse questo è il banner singolo che possiamo, sì, forse questo è il banner singolo dove possiamo ottenere 3 o più 5 stelle una volta sola garantito. Se non mi ricordo male, questo dovrebbe essere il banner free. Anche perché poi abbiamo gli altri banner che verranno messi altrove. Ma dovrei vederlo meglio, dovrei controllarlo meglio. Ma credo che quello sia il banner nostro di fine anno per tutti, dove appunto ci danno queste 3 armi o anche di più completamente free. Successivamente abbiamo il gift dell'anno nuovo, che sarà disponibile con la nuova versione di gioco che arriverà a breve, 3000 cristalli subito, un ticket 5 stelle, 20 ticket, 24 mithril ore per potenziare le armi, e quindi diciamo un bel regalo che ci viene fatto dal gioco per la fine di quest'anno.
Successivamente avremo anche le nuove free daily pool, che saranno praticamente tutto il mese di gennaio, con una pool al giorno da 10, quindi avremo veramente l'imbarazzo della scelta con queste free pool, tutte quelle che abbiamo avuto a dicembre più quelle che avremo anche praticamente tutto gennaio, veramente tanta bella roba. Sperando di non shaftare troppo, queste possono essere veramente buone occasioni sia per cominciare il gioco, sia per riprenderlo, ma soprattutto per potenziarsi il più possibile per chi ovviamente avrà la fortuna necessaria. Successivamente, dal punto di vista invece dello shoppino, quindi chi vuole mettere mano al portafoglio, ci saranno praticamente dei pacchi con il boost cristallo, quindi vi permetteranno comunque di ottenere più cristalli durante l'acquisto. Nuovo Season Pass, che sarà sostituito ovviamente a quello che scadrà praticamente tra qualche giorno, al posto di quello che scadrà adesso, diciamo tra qualche giorno, dove avremo la possibilità di ottenere anche in questa occasione fino a 6.000 cristalli blu, così come il Season Pass che è appena finito, che comunque sta finendo, mancano due giorni alla fine, praticamente si possono ottenere 6.000 gemme anziché 4.500, quindi avremo comunque un piccolo incremento del guadagno. Questa invece è l'immagine ovviamente del nuovo Season Pass, dove addirittura praticamente avremo una ricompensa addizionale che sarà un biglietto a scelta 5 stelle. Quindi questa è tanta roba. Questa è veramente tanta roba. Infatti questo pass probabilmente lo shoppo, non shopperò quello che diciamo è finito adesso, anche se in realtà potrei farlo per ottenere 6.000 gemme così a gratis, ma sinceramente preferisco prendere questo il mese prossimo, cioè praticamente tra due giorni, che sarà appunto il pass del mese prossimo, proprio perché così almeno abbiamo un altro ticket per scambiare un'arma scelta 5 stelle quando vogliamo noi. E poi, ragazzi, notizie delle notizie, abbiamo anche il nuovo Ranking Dungeon che sarà pronto ad aspettarci per l'anno prossimo, ovvero il Monte Nibel. Quindi il Monte Nibel sarà il prossimo Ranking Dungeon. Sono abbastanza contento in realtà di questo Ranking Dungeon, perché il boss che viene annunciato è per l'appunto, diciamo, con elementi raccomandati ghiaccio e terra. La terra effettivamente potrebbe essere un problema, se non si ha comunque l'arma di Lucia o comunque anche la skin di Lucia, che per l'appunto era un Arcanum Terra che, ahimè, io mi sono lasciato sfuggire, e penso che di questo un pochettino me ne rammaricherò forse, perché io che comunque mi sono prefissato di avere un elemento, almeno un elemento per ogni personaggio, non avere Lucia in questo caso un pochettino mi sa che rosicherò. È vero che qualche personaggio terra ce l'ho, avrei Glenn tecnicamente, ma non è la stessa cosa. Cloud con le armi free to play, ma anche lui non è ovviamente la stessa cosa. Quindi purtroppo dal punto di vista terra sono un po' più svantaggiato. Dal punto di vista ghiaccio sono messo molto bene, perché tecnicamente avrei anche Lucia che mi può giocare come debuffer ghiaccio, danni fisici molto alti. Quindi posso tranquillamente sfruttare anche Sephiroth, quindi dal punto di vista ghiaccio non ho nessun problema. Voglio vedere come è gestito l'elemento, perché se il boss finale o il super boss è debole al ghiaccio, si viaggia tranquilli. Però se è un boss che comunque magari spawna i minion e bisogna eliminare i minion con l'elemento terra, quello potrebbe essere un problema. Quello effettivamente potrebbe essere un problema, ma ovviamente poi lo vedremo a tempo debito, quindi riusciremo poi a vedere come risolvere la situazione. Detto questo, ragazzi, non c'è più niente da dire. Farò uscire anche un altro video oggi dove parleremo del nuovo banner di fine anno, discuteremo insieme e cercheremo di capire se effettivamente è un banner che vale la pena pullare. Io già la mia un pochettino ve l'ho detta, però approfondiremo il discorso con un video apposito. Detto ciò, non c'è altro da aggiungere, spero che il video come al solito possa esservi stato utile. Abbiamo ripreso finalmente la programmazione anche su Twitch, quindi vi invito a venire anche in live su Twitch se ne avete voglia. E come sempre, noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!